È una mostra di abiti da sera, opere della sezione di moda dell'Istituto della Rovere di Urbania. Siamo con il dirigente Antonella Cili, una chicca, diciamo, una qualcosa di prestigio per questa città che si abbina proprio con le festività di Natale. E quindi, diciamo, insieme scuola e città si propongono al grande pubblico. Certo, sempre, perché la scuola è molto abituata a lavorare in sintonia con l'amministrazione comunale e dal nostro lavoro insieme nascono questi capolavori come questa vetrina intitolata Magie delle notti d'inverno, perché si ispira alle grandi serate che si possono fare, no? L'ultimo dell'anno, eccetera, con questi bellissimi abiti da ballo, quindi questa fiaba delle notti d'inverno. Ma la grande sincronia tra amministrazione comunale e scuola si vede in tutto, perché dall'infanzia fino all'ultimo anno delle scuole superiori c'è veramente continuamente uno scambio di energie, di idee, di risorse, e penso che veramente poche scuole possano contare su un appoggio così dell'amministrazione comunale, e io di questo volevo tanto ringraziarli. Ma soprattutto io vorrei un attimo qui con me la professoressa Sara Dini e la professoressa Erika Sparaventi. Anche lei ha curato l'allestimento. Sì, esatto, esattamente. Sono, sì, le due principali artefici. Grazie mille. Di quello che vedete, di questa, quindi, magia finale. Grande sia cosa per allestire questa mostra. Al Natale, alle feste, a un po' la purezza, ma comunque sia volevamo creare qualcosa di prezioso, prezioso per queste giornate. E mi sa proprio che ci siete riusciti. Dai, abiti importanti realizzati dalle nostre ragazze che vogliono esprimere qualche momento di gioia e qualche momento di festività, quindi vestiti ricchi ma anche luccichio, splendore, bellezza, tutto quello che una donna può desiderare. Ma tutto poi però rivisitato ovviamente con tutto quello che ci può offrire la modernità, perché la moda è cultura e quindi nella moda noi possiamo fondere tutto, passato, presente e anche futuro. Tant'è vero che il Della Rovere si è fatto promotore di un concorso proprio per le scuole della provincia di Pesaro ispirato alla moda del futuro. Ecco, quindi uno sguardo sul corso qui ad Urbania per tutto il periodo natalizio, per, esatto, apprezzare e ammirare questi che davvero sono dei capi, che, ecco, è stato forse anche facile metterli insieme perché sono, sì, abiti che già la leggerezza. Esatto, sì, sono abiti che già parlano da soli, quindi in un certo modo ho creato quel contesto per esaltarli ancora di più, ma la sostanza c'era già.